ascoltando Bella Jumma's Korean Kitchen. Ciao ragazzi! Ok, oggi vogliamo cucinare tteokbokki. Già conoscete bene cos'è il tteokbokki, vero? Allora, bisogna comprare questo to per fare tteokbokki, quindi si chiama tteokbokki to. Ok? Ovviamente potete trovare in un negozio coreano. Questo normalmente è chiamato fish cake, però non è una torta. Questa è una, diciamo, una pasta di pesce, saporita di pesce. Si fa con pesce ovviamente, però se non avete non c'è bisogno di metterlo. Se lo avete ancora meglio, perché è buono davvero anche questo. Ecco, questo è il forno. Se avete il forno va bene anche questo, se no anche cipollotto va benissimo. Poi la salsa fondamentale, questa è la pasta di peperoncino piccante. Questa è la cosa molto importante per imparare la cucina coreana, ok? Quindi sempre a casa questa, tteokbokki, tteok, ok? E questo è il tteok per fare tteokbokki. Uno e due. Uno, due. Adesso accendiamo. Deciso di usare cipollotto. Ok, ora tagliamo anche uovo. Di solito vendono così sul gelato. Mettiamo un attimo qua. E la prima cosa mettiamo gochujang. Un cucchiaio abbondante così. Poi un cucchiaio di peperoncino in polvere. Se avete coraggio di mangiare tanto piccante, mettete tanto. Però io non sono molto brava a mangiare le cose piccanti, quindi io metterei un pochettino. 3 cucchiai di zucchero. Sembra tanto, ma no, perché gochujang è salato e molto piccante, quindi sta benissimo con lo zucchero. Oggi ho comprato salsa di soia nuova, quindi apriamo. Ecco. Ups! Uno e due. Mettiamo anche omu. Però se non avete va bene anche senza. Facilissimo, facilissimo. La salsa deve essere assorbita da top, quindi bisogna tenere sempre il fuoco a fiamma alta. Aspettiamo un attimo. Adesso si sente il profumo. Adesso mettiamo
cipollotti. Magari alla prossima volta, no, alla prossima volta, magari un po' dopo farò un video di rapochi. Questo è il piatto più popolare della Corea. Questo è davvero buono. Vi consiglio di cucinare almeno una volta nella vostra vita. Questo è fantastico. Sicuramente sarete innamorati di questo piatto. Ok? Dai, adesso assaggiamo insieme. Sto quando giulgi. No, non mi piace. Questo è davvero buono. Omu. Se volete fare tteokbokki, vi consiglio di comprare anche omu. Mani mepci anche, non è tanto piccante. E lo so, per voi italiani sarà piccante, però chi è già abituato a mangiare piccante, questo non è tanto piccante. Questo. Questo è tammuzi, non so se lo conoscete. Questo sta benissimo con tteokbokki. Se questo video è stato utile, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Grazie, tornerò con un altro piatto più buono. Ciao!